Abbiamo puntualizzato la nostra azione sul contenimento di cotonello degli agrumi, che ultimamente è diventata una problematica particolarmente sentita su alcune varietà particolarmente suscettibili. L'utilizzo del movento è stato messo a punto proprio per valutare possibili incrementi di attività, di efficacia rispetto a utilizzi tradizionali che vedevano applicazioni fatte in piena estate su infestazione già in atto. In questo campo abbiamo anticipato l'applicazione di movento applicandolo in una fase precoce, cioè al momento in cui le prime neanidi del cotonello si rilevano in via di fissazione sotto la rosetta del frutto. Questa applicazione in questo caso è stata effettuata agli inizi di giugno. I risultati sono stati effettivamente molto interessanti, perché contrariamente a quanto succede con l'applicazione in infestazione già pienamente in atto, con l'infestazione precoce, il movento ha dimostrato un'ottima percentuale di controllo sul cotonello, e in particolare in alcuni casi ha richiesto una singola applicazione e ha garantito il controllo totale per tutta la stagione del parassita. Fino ad oggi comunque abbiamo avuto la possibilità sia di riscontrare un'efficacia quasi totale sul cotonello degli agrumi, sia abbiamo avuto la possibilità di effettuare dei rilievi su effetti collaterali. Pur non essendo stata impostata la prova direttamente per valutare gli effetti di questo tipo di trattamento sulla rossaforte degli agrumi, la Onidiella oranzi, o sul ragno rosso, in particolare in questo caso il Tetranicus urtice, abbiamo potuto rilevare come l'applicazione precoce di movento ha effettivamente ridotto in maniera veramente drastica sia l'uno che l'altro parassita, fermo restando che sono ancora delle osservazioni, diciamo, preliminari, in quanto su questi parassiti non era stato fatto un rilievo preventivo, quindi non si poteva stabilire la entità della popolazione. Fatto sta che, messo a confronto però con altre strategie utilizzate dall'azienda, abbiamo potuto assolutamente notare come da un danno praticamente uguale a zero per quanto riguarda la rossaforte e il Tetranicus urtice nelle tesi trattate con movento, contrariamente su altre tesi aziendali si è avuto una rilevante presenza di questi parassiti, tanto da richiedere un doppio intervento, l'uno per la rossaforte e l'altro per il ragno rosso. Sono in azione altri accertamenti per mettere a punto queste ulteriori strategie.